La luce di Dio. Allora, ragazzi, solito video cazzo di cane fatto uscito dalla doccia. Quest'oggi sono veramente uscito dalla doccia, non è un video fatto così tanto per coreografia, sono proprio uscito dalla doccia adesso. E lo faccio per integrare il video uscito poco tempo fa. Innanzitutto vi ringrazio perché siete stati molto numerosi sia a vedere che a commentare. I commenti sono molto positivi e non intendo sinergo, sei un grande, sei bravo. Questi non sono i commenti positivi sono i commenti che arricchiscono la discussione. Ce ne sono stati tantissimi perché avete addirittura scritto esperienze di vita. Cioè del tipo, io recupero volentieri film un po' vecchiotti perché il mio babbo mi ha aperto questa via, cioè mi ha indottrinato un pochino, e poi bisogna evangelizzare se si vuole portare un ragazzo a guardare film di una certa epoca, no? Bisogna un po' evangelizzare, ci sono dei genitori che lo fanno, o addirittura ci sono dei ragazzi che mi hanno scritto che fanno vedere i film un po' vecchiotti ai fratelli minori, li guardano insieme. Mi fa veramente piacere, ragazzi, davvero. Quasi tutti i commenti che ho letto erano davvero fighi. Bello, è stato un bel video, sono veramente soddisfatto. Comunque, bando alle ciance, faccio questo video per puntualizzare un paio di cose che molti mi hanno scritto e sulle quali vorrei mettere un po', l'accento, perché secondo me, ragazzi, c'è ancora speranza. Per qualcuno che pensa di non riuscire a vedere film vecchiotti, c'è ancora speranza. Primo commento ricorrente: non riesco a vedere i film vecchi per via della qualità visiva nettamente inferiore a quella dei film di oggi. Ok, ci può stare. Cioè, le soluzioni di fotografia che adottiamo oggi sono più edulcorate, le macchine da presa che utilizziamo oggi sono di più facile utilizzo, se vogliamo, e tante cose sono migliorate, ma proprio dal punto di vista pratico. Ma i grandi film sono sempre stati grandi anche nella qualità visiva. Se guardandoli oggi vi sembrano meno belli, probabilmente è a causa dell'edizione. È a causa dell'edizione del film che avete. Perché certi film sono stati adattati per la TV, poi sono stati magari registrati in VHS, quella registrazione in VHS è stata digitalizzata e messa su YouTube. Quindi se lo guardate là il film è normale che c'è una qualità di merda, così come è normale che abbia una qualità di merda se è un DVD di una pessima edizione. Che non tutte le edizioni sono buone, non è che DVD e Blu-ray significano per forza che sono prodotti di alta qualità visiva. C'ho dei film che sono delle pessime edizioni, ma pessime, cioè va alla merda proprio. E allora io vi direi, date una seconda chance a certi film che vi sembrano magari bruttini visivamente parlando, perché magari si tratta soltanto dell'edizione. Io ho visto per tanti anni film di Leone in televisione oppure registrati su videocassetta. E quando pensavo a Leone, che giustamente al cinema non ne sono andati mai a vedere, quando pensavo a Leone pensavo a una qualità visiva buona dal punto di vista fotografico, però sì, così, niente di che. E poi, con l'arrivo del Blu-ray e dei cofanetti, ho comprato questo cofanetto a mio padre con diversi film di Leone, no? Perché lui è un appassionato, io un po' meno. E porca troia, cioè proprio i pori della pelle degli attori. I pori della pelle, fighissimo. Cioè, anche semplicemente dal punto di vista della definizione, ma tanta roba, tanta roba. Solo che, proprio perché così definito, vengono fuori un po' di piccole pecche dell'epoca, perché riprendere all'epoca non era come riprendere oggi. Non esistevano sistemi di messa a fuoco, schermi così performanti, i monitor combo non erano come quelli di oggi, insomma, era un po' più difficile essere sempre perfetti nelle riprese. Oggi addirittura ci sono macchine che fanno gli autofocus nell'occhio, cose allucinanti, all'epoca no. E quindi in tutta quella super definizione, quando un personaggio è lievemente fuori fuoco, tu te ne rendi conto. Questo per farvi capire quanto cazzo si vede bene quando tutto è perfettamente a fuoco. La meraviglia, veramente la meraviglia. Quindi ragazzi, non pensiate che si tratti della qualità visiva dei film. Spesso sono le edizioni che fanno cacare. Ma anche oggi io ho dei Blu-ray che sono eccezionali. C'ho il film con Tom Cruise che mi ricorda molto Moon nell'intreccio.
Non mi ricordo però come cazzo si chiama, vabbè me lo direte nei commenti, quello lì è uno dei Blu-ray che ho con la qualità più alta, ma sembra di vederlo in 8K, è fantastico, poi c'ho dei Blu-ray che fanno un po' cacare, ok? Ma dipende anche da come sono stati girati i film, dipende anche dalla tecnica di ripresa adottata. Però in linea di massimo, di massima, chi è massimo? In linea di massima, se un film è stato girato bene all'epoca, oggi con una buona edizione vi restituisce grosse soddisfazioni. Cioè, Ben-Hur è un film girato in 65 mm, ma che cosa stiamo parlando? Cioè, se tu becchi un'edizione fatta bene di Ben-Hur, vedi tanta roba, ok? È la stessa tipologia di ripresa di Hateful Eight, e non mi pare che di Hateful Eight abbia una brutta qualità visiva, quindi. Occhio ragazzi, perché molto spesso è quello il punto. Un'altra cosa che vi volevo dire è che mi avete scritto che i film in bianco e nero sono un po' difficili perché in bianco e nero non ci siete abituati, magari vi sta sul cazzo. Vi capisco perché pure io sono abituato, sono nato nell'epoca del cinema a colori, quindi quando mi trovo davanti a un'opera in bianco e nero, il primo muro che devo superare per entrare a godermi la storia come si deve è proprio sto bianco e nero. Però vi giuro, dopo 10-15 minuti che sto guardando il film, per me il film è a colori. Il mio cervello si adatta a quello che sto vedendo. Provateci, ragazzi, resistete un po' di più. Anche perché di film in bianco e nero ce ne sono di validi e non sono vecchi. Cioè, nel senso, se volete guardarvi un film come Schindler's List, che io vi consiglio di vedere, comunque, ecco, quel film è in bianco e nero. Non tutto, d'accordo? Se volete vedere Sin City, è in buona parte un film in bianco e nero. Se volete vedere Ed Wood, che è un film di cui prima o poi voglio parlarvi, non vedo l'ora di parlarvene perché è uno dei miei film preferiti in assoluto. Ed è un bellissimo film perché c'è Johnny Depp che non fa il rincoglionito, non fa. Che ultimamente gli fanno fa sempre sti rumori del cazzo. Perlomeno quando lavora con Tim Burton gli fanno fa queste puttanate qui. Ecco, quello lì è in bianco e nero. Ed è una scelta stilistica, non è una scelta legata all'impossibilità di usare il colore. Però sono film che gradirei molto se recuperaste perché secondo me sono molto 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 validi. E così come questi tre ce ne sono tantissimi altri, anche vecchi, che però sono incredibili. Anche a livello proprio di qualità visiva, per tornare al discorso di prima, sono incredibili anche se sono in bianco e nero. Provateci ragazzi, provate a passare quei 10-15 minuti. A un certo punto il vostro cervello comincia a leggere i colori. Se funzionate come me, non lo so, a me funziona così, provateci, magari poi se vi fa cagare, vi fa cagare, non c'è niente da fare. Va bene ragazzi, quindi queste due cose, qualità visiva magari dipende dall'edizione, bianco e nero, provate a starci qualche altro minuto. Va bene, noi ci vediamo al prossimo video nel quale parleremo di. Forse vi faccio un video sul videomaking, forse. Forse.